hear me? Can you hear me? Good evening. We start again with second last night of demonstrations. And sorry for being, we are not late anyway, but sorry for the confusion you have seen, but last night in this place there has been a disco, so we had to organize all over again all the video. And after this very long day, tonight we are very pleased to have with us, wait, I need my glasses. We have Malaysia and Germany. Chai Yelen from Malaysia on the first table. Carsten Wieland from Germany on the second table. I kindly ask their leader, Janssen Shaw and Gabriel Koenigs from Germany and from Malaysia, to present them. Please come down and present. Good evening, all friends. Chia Yi Lam represents Malaysia. She is a self-taught artist, but she won five big awards. And join more than 80 international watercolor exhibitions since 1996. Thank you. You can say everything. But I will. First in English, then I translate in Italian. Because he didn't say that he is, in some ways, her master, her teacher, and he is also his her husband. And it is really a pleasure to have the big master Janssen Shaw here with us, and his beautiful wife together with us. And it's the first time that Chandin does a demonstration in Italy. And Chandin, you know how much we love you, and it is tonight a big pleasure having you as a real artist with us. Thank you, Anna. Thank you. I wanted to say, because we are a family, so we need to know the Abbiamo appena detto, il maestro Janssen Shaw ha presentato Charlene Lan, che è questa artista della Malaysia. Lui l'ha presentata come un'artista autodidatta e che negli anni ha avuto una escalation nelle sue capacità e applicazioni tecniche, e che però nonostante questo è salita velocemente alla ribalta della scena nazionale in Malesia e ha vinto addirittura dei premi e è già stata presente in alcuni paesi per dei contest internazionali, per degli eventi internazionali. Però poi ho fatto una piccola battuta, ho detto che lui non aveva detto tutta la verità, perché in realtà Chandin è la moglie di questo signore e che quindi lui comunque in un certo senso l'avrà sicuramente avviata a questo percorso e sicuramente è stato un grande maestro. Loro fra l'altro, lasciatemi dire, che hanno un sistema molto molto innovativo nella pittura. Io la prima volta che ho conosciuto Janssen, I'm telling about the first time I met you, ero assolutamente sorpresa del loro modo di dipingere, dell'uso del colore, della cromia che loro utilizzano, delle tavolette incredibili, di colori incredibili che loro utilizzano, adesso lo vedrete, che è qualcosa assolutamente innovativo nel palinsesto dell'acquarello, è qualcosa che ci inorgoglisce, che ci dà la speranza che l'acquarello possa veramente andare verso il futuro. I was saying that rather than what Janssen said, I met Janssen first time a few years ago in Turkey, and I was amazed on the way they use watercolor and the kind of palette they use that was completely new from whatever I had seen all over the world. Tonight you will see, because Charlene also used kind of same style, and it's amazing and very new. And I thank you a lot for what you are doing, for the style you are applying, because I think it's important to go toward with the future. Maybe new generation will more be attracted by your way of working, and we in watercolor really need it. Thank you a lot. And now we concentrate on this other great artist, and Gabriel is going to explain you about him. Hi all, it's my pleasure to introduce Carsten from Germany. Carsten Wieland is his name.
And he began to paint only 2.5 years ago. And he was in a big, big, big health crisis, burnout. And he was living in Detroit, in America. And he began to paint abandoned houses. There are many, many, many abandoned houses in Detroit, especially in a quarter called Rush Park. And this time he's recovering, he's okay, and painting is his medicine, and he paints at least one painting a day. He's filled many, many sketch books and slideshows and has done videos. Yes, and the name of his branch is now Carsten Wieland Brush Park Watercolors. Okay. E qui, signori, abbiamo un altro fenomeno, perché questo signore qua praticamente ha iniziato a dipingere appena 2 anni e mezzo fa. E vi assicuro che nel settore dell'acquarello 2 anni e mezzo sono niente, perché la tecnica d'acquarello è una tecnica difficilissima, non è facile in un periodo così breve arrivare a fare quello che lui gli vedrete fare. Gabriel ci ha raccontato che ha iniziato a dipingere in un momento difficile della sua vita, adesso questo momento l'ha superato e quindi ormai la tecnica l'ha acquisita e l'arte praticamente gli è rimasta come il dono di questo periodo difficile. Praticamente lui si esercita moltissimo perché si è dato questo obiettivo di dipingere almeno un acquarello al giorno, e beato lui che ci riesce, beh, complimenti che ci riesce. E quindi adesso lo vedrete all'opera. Io ho visto già delle cose che lui fa, sono veramente tanto tanto interessanti, è un fenomeno. Vi assicuro che 2 anni e mezzo nella tecnica d'acquarello sono veramente niente, è come se lui avesse appena iniziato a lavorare, quindi probabilmente c'ha anche di suo, c'ha un dono della natura, un dono che la natura gli ha dato. Gabriel, thank you, this is incredible. 2 years and a half is nothing. I was explaining how difficult the technique is and how big he is. Probably you have a gift in your life. You have. Thank you. Yes. Go on, good luck. Yes. It's a pleasure for us having you and Charlene here and the two of you together. Two phenomenal. Yes, yes. Okay. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Fantastic guy that are doing the music tonight. I'm very proud of them because they are both from Fabriano and they are great musicians. Andrea Mori and Alessandro Santonocito. See that Fabriano is not only watercolor art, we have musicians art as well. Beautiful, great artist. Thank you a lot. Thank you. Thank you.
Thank you.